Ok, adesso abbiamo inserito i nostri fabbricati all'interno del quadro EC. Vediamo adesso come poter applicare quella che è l'agevolazione prima casa, però abbinata al dichiarante. Nel momento in cui infatti noi andiamo ad applicare un'agevolazione prima casa al dichiarante, dovremo poi andare anche ad applicare quello che è il quadro EH, l'opzione relativa appunto all'agevolazione prima casa. Andiamo quindi su primo fabbricato, andiamo a spuntare prima casa, ad assegnare praticamente il menu a tendina il nostro erede dichiarante e andiamo praticamente in devoluzione a verificare che è stata inserita correttamente l'agevolazione prima casa. Clicchiamo su OK, procediamo alla stessa cosa anche per la relativa pertinenza. In questo caso andremo a indicare semplicemente pertinenza e andiamo in devoluzione ed assegniamo al nostro dichiarante l'agevolazione X pertinenza prima casa. Una volta fatta questa opzione, dobbiamo andare nella sezione autocertificazioni. Nella sezione di autocertificazioni troveremo l'opzione sezione 2. Nella sezione 2 andremo ad andare a indicare quella che è l'agevolazione prima casa. Quindi andare a selezionare una di queste opzioni. Quindi dichiaro che l'immobile è ubicato nel comune dove ho la residenza e poi le opzioni C e D, che dichiaro di non essere titolare neppure per quote, anche in regime comunione legale su tutto il territorio nazionale, oppure dichiaro di essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà o usufrutto, uso, abitazione o non di proprietà su altra casa. Quindi queste sono opzioni che vengono praticamente definite in base alla certificazione richiesta di agevolazione. Noi applichiamo appunto A1 e C e quindi la sezione è compilata correttamente. Adesso procederemo a vedere appunto come applicare altre tipologie di agevolazione.